che sono diventati a quel punto padroni della corsa. Ma ecco Grassic all'attacco sulle rampe del Perioré. È una tappa insidiosa nel sud della Francia in attesa di giungere alle Alpi. Grassic fa la volata in vetta. La salita non è difficile, ma comunque insidiosa. Ed ecco il gruppo, ecco Gastone Nencini nelle prime posizioni che si tuffa in discesa con il consueto ardimento. Ancora Grassic all'attacco. E Nencini in gruppo che insegue nelle prime posizioni. Ma ecco un corridore che si ferma, appartiene alla nazionale francese, sta aspettando Roger Rivière, è sparito. Immagini storiche, immagini drammatiche d'un campione che ha cominciato a morire lì, in fondo a quel dirupo. Roger Rivière in quella caduta si è procurato la... E si può dire che da quel capitombolo Roger Rivière non ha più saputo riprendersi. Rivière viene trasportato all'ospedale di Avignone per un improvviso intervento chirurgico. Ma non ci sarà nulla da fare per lui. Il tour prosegue, la legge spietata della corsa. Gastone Nencini in maglia gialla ha perso il rivale più pericoloso, più temibile, soprattutto nelle gare contro il tempo. Rivière aveva battuto Nencini nel circuito di Bruxelles, quasi 28 km a cronometro. Erano arrivati primo e secondo, poi terzi e pari merito Anglade e Trepp. Un tour drammatico, abbiamo detto, per Roger Rivière, un tour grandioso per i nostri colori. Sembrava d'essere tornati ai tempi di Bartali e di Coppi. Nencini maglia gialla al primo giorno, Nino De Filippis vincitore della tappa di Dieppe al quarto giorno, Baldini terzo a Cannes, Nencini secondo a Lorient, dietro Rivière, della famosa tappa del quarto d'ora a tutti, poi Battistini che vince ad Angers e Bruni che arriva terzo, dietro il campione del mondo André Darrigade. A Limoges un vero e proprio trionfo, primo De Filippis, secondo Battistini, terzo Panbianco. A Pau vince Rivière. Ma Nencini a Mio, terzo Falaschi, poi questa drammatica tappa. André Darrigade lo vedete in maglia ridata nelle prime posizioni anche in salita. In mezzo al gruppo c'è già anche Simpson, giovanissimo. Sul duello fra gli italiani. Gastone Nencini comanda le operazioni alla grande. Si viaggia verso le Alpi e Briançon vincerà Battistini davanti a Massignan e Plancard. A Aix-les-Bains Battistini sarà secondo. Nella crono di Besançon Nencini terzo dietro a Graff, uno specialista, e a Mastrotto. Poi ancora un terzo e un secondo posto di Bruni. E la classifica per noi sarà un vero e proprio trionfo. Gastone Nencini in maglia gialla, secondo Battistini, poi Adriensen, Junkermann e Plancaert. Un bilancio davvero superbo. Settimo Panbianco, decimo Massignan. Davvero come ai tempi di Bartali e Coppi. Questa è la volata invece di Van Genoyden davanti a Darrigade, campione del mondo, e a Grassic sul traguardo di Avignone. Il tour di tricolore, bianco, rosso e verde.